Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Paolo Spa 07 e anche oggi parliamo di Spa. Sigla. Benvenuti in questo nuovo video, Inter Spa 2-0. Male, male oggi ragazzi. Allora, partiamo dall'inizio. La partita è stata, primo tempo, è una partita che, come solito, le partite della Spa si dividono in due. Primo tempo è stato il classico tempo da 0-0 e infatti è terminato 0-0 giustamente. Ci sono state due occasioni importanti, sia da una parte che dall'altra, quindi un'occasione a testa. Una è stata un colpo di testa di Petagna con un cross dalla destra che è stato incornato sul primo palo, ma la palla è uscita insomma di un metro abbondante, mentre l'altra è stata una girata di Lautaro che è terminata comunque alta sopra la traversa. Sarebbe stato un bel gol, ma comunque la palla è finita molto alta. C'è stato un gol annullato per l'Inter, sempre a Lautaro Martinez, però il fallo di mano era abbastanza evidente, quindi l'arbitro richiamato dal VAR, secondo me, ha operato la decisione corretta. E dunque primo tempo che è finito 0-0 senza particolari emozioni, quindi quello ci sta. Quello che mi ha dato fastidio a me è stato il secondo tempo. Secondo tempo in cui la Spal di fatto non c'è stata, non è scesa in campo. È vero che l'Inter ha segnato nelle uniche due vere occasioni pericolose che ha creato, però è anche vero che comunque la Spal, la metà campo, l'avrà passata due volte in tutto il secondo tempo. Ed era comunque diversi minuti che l'Inter pressava molto ed è riuscita a ottenere il vantaggio con Politano. Con un tiro nettamente deviato da Bonifazi, per me potrebbe trattarsi anche di autogol, comunque poco importa, poco cambia. E dopodiché la Spal si scioglie, il muro difensivo della Spal non fa neanche più filtro e arriva anche il 2-0 con Gagliardini che sfrutta un'azione insistita, un tiro di João Mario, la palla è arrivata a centro area, Gagliardini è tutto solo, libero di tirare. E vabbè, poi l'Inter avrebbe anche affonda diverse volte, tant'è che costringe anche al giallo Vicari, però diciamo che comunque di altre occasioni veramente pericolose non ce ne sono state. Non ricordo una parata di Viviano degna di nota e dunque finisce 2-0, un risultato giusto che ci può anche stare secondo me come si è sviluppata la partita. E dunque sconfitta per la Spal, adesso c'è il problema anche che il Bologna oggi ha vinto e quindi a corsa a meno 2. Adesso si fa interessante anche lassù, diciamo. Non è ancora dura perché comunque siamo davanti, però diciamo che ci sono. Oggi è stata una giornata abbastanza negativa, tant'è che deve ancora giocare l'Empoli, tra l'altro. Allora, due cose non mi sono piaciute. Innanzitutto, il fatto che la Spal, come al solito, in queste partite, come in tante partite da qui in questo campionato, regala un tempo intero a una squadra. Allora, o a volte regala il primo o a volte regala il secondo. E io mi domando come mai non siamo capaci di fare una partita intera allo stesso ritmo. È un problema di condizione fisica? Spero di no, perché se è un problema di condizione fisica a marzo non arriviamo a fine campionato. È un problema di condizione mentale? Io penso di sì. E poi un'altra cosa che secondo me che non mi è piaciuta assolutamente è che quando la Spal prende un gol si spegne la luce e ci sciogliamo. Anche questo. Cioè, alla Spal capiterà spesso di passare in svantaggio, perché parliamoci chiaro, siamo una squadra che sta lottando per la salvezza e se va bene ci salviamo all'ultima giornata, come l'anno scorso. E questo ormai penso che sia innegabile. Non può una squadra pensare che lotta per la salvezza quando va sotto è finita, basta, fine, non ci proviamo più. Perché lì la Spal ha fatto questo oggi. Ha preso gol e anche sul 2-0 poi alla fine non ci abbia neanche più provato, sembrava quasi che dovessimo perdere a testa bassa. Ma invece secondo me dovrebbe essere l'esatto contrario, dovrebbe essere l'esatto contrario. Una squadra quando va sotto, io vedo anche quando ad esempio le squadre che lottano giù, tipo ultimamente il Bologna, il Frosinone, che vanno sotto, comunque una reazione ce l'hanno, ci provano, reagiscono, ce l'hanno un sussulto d'orgoglio, quantomeno magari un gol della bandiera, però comunque un sussulto d'orgoglio ce l'hanno. Noi oggi neanche quello, io non lo so, è una cosa secondo me qua dentro, in testa, perché
una squadra che deve salvarsi già dei limiti tecnici, perché anche oggi siamo tornati a giocare col 3-5-2, siamo tornati con la difesa 3 e abbiamo fatto molto meglio, secondo me, rispetto a quando giocavamo col 4-4-2. Ci muovevamo molto meglio, eravamo un po' più sicuri, soprattutto nel primo tempo, e quantomeno in fase difensiva abbiamo retto abbastanza bene, insomma, diciamo. E quindi si vedeva comunque i movimenti che erano giusti, le diagonali che erano giuste. Però poi sbagliavamo i passaggi, sbagliavamo gli ultimi tocchi, negli ultimi 16 metri non ci siamo praticamente mai arrivati. Quindi il problema qui è di tattica, cioè non di tattica, scusate, di tecnica di giocatori. E a questo ci possiamo far poco. Però se oltre a questo aggiungiamo il fatto anche degli errori tecnici, perché anche oggi abbiamo insistito col far giocare Schiattarella, che è visibilmente non in condizione di giocare una partita di Serie A al momento. Al momento in questa condizione Schiattarella non è da Serie A, io mi chiedo, possiamo provare a far giocare, benché abbiamo gli uomini di contatto di centrocampo, possiamo provare a far giocare, non so, boh, Valdifiori ad esempio, che ce l'abbiamo, magari non sarà il top di gamma, però comunque è in condizione e magari farà meglio di uno Schiattarella che è visibilmente fuori forma. Se in più ci mettiamo che non ci mettiamo neanche un po' di garra, un po' di castima, come direbbero i napoletani, diventa difficile, ragazzi, con questi atteggiamenti qua. Io mi associo alle parole del presidente Mattioli. I giocatori ce li abbiamo noi per salvarci, però dobbiamo cambiare atteggiamento, perché così si va poco lontano. E noi ci dobbiamo provare, soprattutto nelle partite in cui dobbiamo fare del nostro, quindi contro le varie Chievo, Frosinone, Bologna, Udinese, eccetera. Però dobbiamo provarci anche nelle altre, in tutte le partite, perché magari anche rosicando un punto qua e là ci potrebbe dare una classifica un po' più tranquilla. Però quindi magari adesso dico, proviamoci già con la Roma, vediamo cosa succede. Anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo video, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate e noi come al solito ci vediamo alla prossima. E sempre Forza Spal!